Ora ci sono tutti. Tempo per il briefing. Drei Wochen waren wir rekognoszieren, haben wir einen gesehen, der hat einen Tisch oben, der jetzt aber langsam natürlich 15 Meter weiter unten ist und sich langsam neigt. Wir müssen beim Rauffliegen rasch schauen, wie stark die Neigung ist. Wir gehen rasch rauf, lande vielleicht dort. Das heisst, da kann ich nicht absetzen, kann nicht einmal landen, ist steil oder zu klein, oder müssen wir schauen. Eben? Jawohl. Auf diesen Tisch kann man nur mit dem Heli. Ich denke es, ja. Ja, gut. Wenn das aber nicht geht, dann gehen wir aufs ewige Schneefeld zurück. Einfach die weiteste, vorderste Möglichkeit. Ja, ja. Und dann starten wir mit Betonballon 20-30 Meter auseinander. Jawohl. Parallel. Ja, ja. Das ist dann die zweite Variante. Tutti non vedono l'ora che arrivi il gruppo. Patrick Schmidl vuole iniziare la sua avventura su un tavolo nel ghiacciaio. Siamo tutti curiosi di vedere come sarà questa tabella, appunto, è stata coperta con una tovaglia bianca. Sobald wir wieder zu den Spalten rauskommen, gehen wir nachher rauf und weg. Ja, ja, Bergfähren, oder? Ja. Aber da geht es fünf näher. He? Uno spirito di ottimismo. C'è aria di partenza. Presto l'elicottero decollerà per il suo primo volo. Porta persone e cestini di mongolfiera nel nevaio eterno a quasi 3200 metri di altitudine. Il volo passa davanti a rifugi di montagna, ghiacciai, fino al mare polare. Dann über das Eismeer zum unteren Mönchsjoch. Schon haben wir das ewig Schneefeld. Abbiamo già raggiunto l'eterno nevaio e stiamo per atterrare. È qui che Patrick Schmidl vorrebbe aggiungere al suo film sul ghiacciaio della Lech. La sua mongolfiera dovrebbe tuffarsi in profondità nei crepacci. L'obiettivo è mostrare come appare in queste pericolose fessure. Questo è il tavolo che Patrick intendeva. È l'ultima massa compatta di ghiaccio prima dell'abisso. Sarà il prossimo a cadere nella demolizione. Und drum wird nur dort gelaufen, wo wir wirklich auch sagen, ihr dürft herlaufen. Sonst ist das nicht möglich. Weil das sind überall sind da Spalten und Löcher. Aber das ist eine kleine Einsenkung. Da kann ein Loch drunter sein. Fast sicher ist schon ein Loch drunter. Hier kann ich es tot stürzen. Darum ist wichtig, wenn ihr irgendwo her wollt, müsst ihr fragen, darf ich dort herlaufen? Und sonst bleibt ihr genau da, wo wir jetzt sind. Es ist ein bisschen hart, was ich sage, aber es ist ja so. Sonst funktioniert es nicht. Per Patrick, le condizioni del vento sono molto importanti. In realtà, dovrebbe esserci calma e poi un vento di valle molto leggero spingerà i palloncini nelle fratture del ghiacciaio. Mit dir nachher an die Kante führen, damit ihr sie nachher könnt runter tun. Und wir gehen zum Ballon führen. So, Ballonflieger. Le guide alpine danno istruzioni a tutti i partecipanti su dove il terreno è sicuro. Nessuno ha tempo per me.
Attaccati alla corda, i partecipanti vengono portati nelle loro posizioni. Osservo il corso degli eventi dal sito di atterraggio dell'elicottero. I piloti di droni disimballano i loro droni. Patrick sembra fidarsi del meteo e srotola la busta del pallone. Anche Astrid Gerhardt e Stefan Bauer hanno steso la busta. Astrid è la pilota del pallone di scorta da cui farò le mie registrazioni video. Uno sguardo nel crepaccio mostra un confronto interessante. Il pallone è alto 8 piani dal cesto alla cima, ma il crepaccio sembra essere più profondo. Il magnifico scenario di questo mondo alpino mi impressiona, ma devo concentrarmi di nuovo sull'azione. Il pallone si raddrizzava, sempre un grande momento. Ma cosa sta succedendo ora? Il bruciatore non è più sotto l'involucro della mongolfiera. Una raffica di vento dalla valle spinge il pallone nella direzione sbagliata. Tutto sembra andare bene con Astrid. Un intervento coraggioso dovrebbe rimettere ordine nella situazione. Fatto, l'aria calda può essere soffiata di nuovo nel guscio, l'eccitazione si placa. Astrid ha meno problemi con il vento, ma deve anche ma ha bisogno di un po' d'aiuto. Poiché finora tutto è andato liscio, l'equipaggio dell'elicottero si sta preparando per il decollo. Ora devo andare al mongolfiere. Non avrei mai pensato di poter usare le gambe del treppiede per infilarmi nel soffitto bianco del tavolo del ghiacciaio, per non scomparire in una fessura. Patrick vuole saperlo e lascia che il pallone vada verso il crepaccio. Si sta già tuffando nel crepaccio. Va sempre più in profondità. Vere e proprie grotte di ghiaccio vengono alla luce.
Il vento torna a farsi sentire e gira il pallone. Anche noi iniziamo. Ora il cesto si trascina sul ghiaccio verso l'abisso. Ecco come l'ho immaginato, dolce galleggiamento appena sopra i blocchi di ghiaccio. La prima bellissima scena video di Patrick nel crepaccio è fatta. Ma ora sta andando in discesa. Gli scatti precedenti sono riusciti solo grazie alla ripresa in slow motion. In realtà è agitato avanti e indietro. Ci stiamo avvicinando a Patrick e spero in nuovi scatti spettacolari. Avvicinati ancora di più, questa è una vecchia regola del fotografo. Ancora una volta aiuta lo slow motion. Astrid mi porta in modo protettivo al petto prima di schiantarci contro la parete di ghiaccio. Ora siamo abbastanza vicini. Patrick accelera ed emerge dal crepaccio. Raschiamo anche il bordo del ghiaccio e ci spostiamo verso la piazza di Concordia. Per qualche minuto fluttuiamo sopra gli abissi ghiacciati e osserviamo Patrick per vedere se riesce a trovare una nuova fessura in cui tuffarsi di nuovo. È arrivato il momento. Patrick si tuffa di nuovo, ma non c'è modo di fare lo stesso vicino a noi. Guidiamo abbastanza bassi sopra i blocchi di ghiaccio e quindi alcune collisioni sono inevitabili. Il prossimo muro di ghiaccio sta arrivando. Devo tenere duro e proteggere la camera. Per ora stiamo oscillando un bel po'. Le registrazioni video sono fuori questione. Un blocco di ghiaccio ci ha rallentato e ci tuffiamo di nuovo nelle profondità. Tutto ciò che si trova qui intorno viene ricondotto più in basso in una massa di ghiaccio compatta spessa 900 metri. Si apre una via d'uscita. Libera solo la busta della mongolfiera inceppata e poi infila il cesto attraverso lo stretto passaggio e poi, sì, poi finalmente riesce nella corsa tranquilla e delicata sui blocchi di ghiaccio. Thank you.
Ancora un piccolo ostacolo e siamo di nuovo fuori dal buco. Patrick si sta ancora godendo il suo crepaccio mentre noi abbiamo di nuovo una piccola collisione. Oscilla di nuovo. Ci vuole un po' di tempo prima che la mongolfiera e il cestino si calmino di nuovo. Patrick lascia un segno nella profonda fessura. I ghiaccioli e le strutture sono monumentali e i suoi passeggeri vanno in estasi. Anche Patrick ha i piedi freddi e si sta riprendendo. Una fantastica vista sulla piazza della Concordia e la nostra mongolfiera. Ultimo sguardo ai giganteschi blocchi di ghiaccio, poi il viaggio prosegue verso la piazza della Concordia. Il terreno diventa più calmo e più liscio. È tempo di scegliere un sito di atterraggio. Un dolce atterraggio sul ghiaccio eterno conclude questo memorabile giro in mongolfiera sul ghiacciaio della Lecce. Anche per noi arriva il momento dell'atterraggio, anche qui un touchdown molto dolce. Okay.